Gabriela Montera, qual è in questo momento la situazione dell'agricoltura in provincia di Bologna, sia dal punto di vista della produzione, quindi ci si leghiamo anche al tema del dibattito di questa sera, quindi di diritto alla nutrizione, sia dal punto di vista del lavoro, dell'impiego, dell'occupazione? Ma in questo momento l'agricoltura, malgrado la grande crisi, resiste. E resiste un po' per la grande determinazione dei produttori che non rinunciano alla coltivazione, al rapporto con la terra e che in qualche modo stanno imparando ad orientarsi verso le produzioni che il mercato chiede. Quindi su Bologna complessivamente c'è una situazione, credo, positiva. Sappiamo che siamo in una crisi di recessione internazionale, quindi questo non è certo un valore banale. Poi c'è stata, come c'è stata, la grande crisi della produzione della frutta, soprattutto le pesche e le nettarine, questo ne abbiamo sentito parlare tutti. Se connettiamo questo con il tema di stasera, il diritto mondiale alla nutrizione, diciamo che ovviamente noi siamo un territorio assolutamente da questo punto di vista tranquillo, perché comunque non abbiamo la malnutrizione, i problemi di fame che hanno i paesi del sud del mondo e soprattutto dell'Africa subsahariana. Questo non toglie che la responsabilità nella produzione corretta e nella capacità di distribuire il prodotto in maniera che possa anche essere consumato dai meno abbienti sia una cosa che ci interessa a tutti. L'Emilia Romagna ha tanti prodotti di eccellenza, messo dal parmigiano reggiano al prosciutto di Parma, all'ambrusco che è stato insignito di un premio internazionale proprio nelle scorse settimane. Ecco. Anche il territorio bolognese può puntare su prodotti di qualità e quella dei prodotti di eccellenza in qualche modo può anche essere una strada per aprire un nuovo spicchio di mercato e quindi un nuovo spicchio di lavoro, di occupazione. Certo, no, l'economia locale ovviamente tiene in considerazione tutti i fattori produttivi. Noi abbiamo un'agricoltura molto ricca. Lei faceva bene quando diceva e citava tutti i prodotti del territorio emiliano-romagnoli. A Bologna noi abbiamo tutte le filiere, abbiamo un po' di parmigiano reggiano, abbiamo molta patata, abbiamo cereali, frutta, vitivinicolo, zootecnia, però non abbiamo un comparto privilegiato che può trainare nei momenti di crisi, e questo evidentemente significa qualcosa, e cioè che bisogna investire un po' su tutti i comparti e le filiere. Quindi sì, noi abbiamo un paniere dei prodotti molto ricco e dobbiamo fare in modo che tanti prodotti non rischino di diventare in qualche modo nessun prodotto, come invece può succedere, come lei ben dice, a Modena, a Parma, piuttosto che a Reggio Emilia, e dobbiamo puntare sulle nostre eccellenze senza perdere di vista il fatto che siamo un territorio dalle 100 agricolture. La provincia è entrata a far parte di questo progetto avviato nel nostro territorio da diversi soggetti per il recupero dei borghi di montagna. Ecco, anche il recupero del territorio può essere una strada per il rilancio dell'agricoltura e della produzione stessa. Certo, l'economia locale si basa sullo sviluppo locale e quindi i borghi rurali, che sono testimonianza delle tradizioni e delle vocazioni produttive dei singoli territori, vanno assolutamente valorizzati, perché diventano in qualche modo anche musei a cielo aperto di quella che è una vocazione, una tradizione, e molti comuni dell'Appennino bolognese su questo sono in pista, ma non solo, devo dire, anche in pianura ci sono dei comuni su questo attenti, dei sindaci molto impegnati a valorizzare le proprie vocazioni. Quindi sì, noi finanziamo con il piano di sviluppo rurale anche l'adeguamento di alcuni immobili, di corti rurali, di spazi in generale che sono identitari. E quindi sì, questo può e deve sviluppare l'economia locale.